Funghetto, parmigiana. Comunque, amica mia, sei fritta. Ti amo. Parliamo della melanzana, conosciuta anche come Solanum melongena. Allora, Anna Cusmano, cuoca contadina. Lorenzo Bazzana, responsabile Coldiretti, che ormai ha preso la residenza qui da noi e ci fa piacere. E poi Massimiliano Bruni da Pontini, in provincia di Latina, con Gabriella Nardoni, produttrice di melanzane bianche. Allora, io sono reduce da una serata fatta a base di melanzana alla parmigiana, sono andato via con il doggy bag e quindi oggi a pranzo, riposata e ancora migliore, Anna Cusmano. Prego, che cosa ci prepara di buono? Buongiorno, oggi faremo due ricette. La prima è la melanzana ripiena e poi faremo delle Allora, melanzane al partiamo con la portafoglio. ripiena, che intanto, come dire, ci predispone con leggerezza a questa calda giornata. Lorenzo, la melanzana di dov'è? Da dove arriva? La melanzana è un prodotto, diciamo, che viene dall'Oriente, si individua la zona di differenziazione come l'India ed è arrivata abbastanza presto dai nostri territori, però con una reputazione un po' così, equivoca, perché veniva chiamata mela insana, facendo credere che appunto potesse Certo. portare a delle così, situazioni psicologiche un po' particolari. Vedo, beh, uno può impazzire per le Può melanzane alla impazzire per parmigiana, le melanzane. fritte, fritte, perché quante qualità ci sono? Ce le illustri, Ma Lorenzo? queste sono tipologie più che qualità, nel senso che in funzione del colore, in funzione della forma, vengono classificate in modo diverso. Poi sappiamo che la ricerca ci dà magari per una melanzana striata con questa forma 10, 15, 20 varietà differenti. Però la cosa importante è che distinguiamo tra quelle scure, quelle viola, quelle striate, quelle bianche e quelle perlate, quindi in funzione del colore e della forma. La cosa importante è che questo ortaggio è un ortaggio ricco di acqua, ha il 92% di acqua e quindi è basso di calorie, ricco di nutrienti, perché comunque contiene potassio, fosforo, magnesio e poi ricco di vitamine. E quindi è sicuramente un prodotto che noi dobbiamo inserire nella rotazione delle verdure e della frutta che mangiamo quotidianamente. Ma per quanto riguarda invece quel gusto amarognolo? Il gusto amarognolo ovviamente è una sua caratteristica. Varietà più recenti sono meno amarognole e quindi magari non hanno bisogno di essere trattate col sale per tirare via quel gusto amarognolo e quindi sono più piacevoli. Però è comunque una caratteristica della melanzana avere questo retrogusto amarognolo. Allora, melanzane bianche, abbiamo un collegamento, ce ne vogliamo privare. Gabriele Nardoni, buongiorno. Perché la melanzana bianca, di cui io No, ignoravo Valerio. l'esistenza, dicono sia più pregiata. Perché? Che c'ha di speciale? Perché è più complicato coltivarla, cioè è legata ai cambiamenti climatici e quest'anno ci sono tutti, perché giugno è il primo impianto, le troppe piogge ha rovinato il primo raccolto, è già andato, abbiamo dovuto rimettere giù le piantine, quindi abbiamo perso del tempo. Ora che però è arrivato il caldo, ecco loro amano il caldo, le melanzane bianche ama il caldo, più delle altre tipologie. Quindi questo caldo estremo fa piacere Aiuta, allora. sì, certo, sì. Questa l'abbiamo colta stamattina, mezz'ora fa, e invece lì le vediamo sulla pianta, no? Eccole, queste fra 2 o 3 giorni hanno raggiunto questa grandezza e pronte da raccogliere. Quelle che abbiamo raccolto qui è questa, da questa pianta che vediamo. Questo è il fiore della melanzana bianca e questo è il frutto che inizia. Questo bellissimo fiore, da questo bellissimo fiore poi nascerà la. E questa è la melanzana che andiamo a raccogliere. Mi raccomando, Massimiliano, approfittane per fare spesa. Allora, Anna, le melanzane ripiene, innanzitutto immagino si debbano svuotare, ma la polpa però non si butta. Esatto, abbiamo svuotato la melanzana facendo una sorta di barchetta e abbiamo tenuto la buccia, abbiamo messo entrambe le cose sotto sale in modo da far rilasciare l'acqua. Soffrittino di cipolla, andiamo avanti. Facciamo un soffritto di cipolla, Poi. aggiungiamo un po' di carne macinata. Quanta? Magari. Meno. Poi. Ok, facciamo rosolare un pochino la cipolla, quando è ben rosolata aggiungiamo un Raggiungiamo po' di riso. il riso, la Sì, melanzana ripiena. facciamo la melanzana ripiena con riso, carne macinata, Io facciamo sono una sotto sorta vento, di. sento delle cose che. Io sono sotto vento, sento delle Lo dica a me, facciamo i suffumigi di soffritto. Ah, respira. Risotto, prego. Ok, facciamo tostare il risotto, il riso con la carne macinata. Sì.
Poi? Poi aggiungiamo la passata di pomodoro. Subito, oppure aspettiamo che la carne... Sarebbe meglio aspettare qualche minuto che la carne abbia preso un po' colore. Diciamo che per i tempi televisivi ha preso colore. Ha preso colore. Tanto vediamo gli ingredienti che la regia okay. ha mandato in onda. Aggiungiamo della passata di pomodoro. Sì. E poi trattiamo il tutto come fosse un vero e proprio risotto. Quindi aggiungiamo l'acqua e facciamo cuocere il riso. Insieme alla carne e alla passata. Ok. Giriamo sovente. Sovente, bello, era dei tempi del libro cuore di Amicis che non lo sentivo. Mi piace spesso. Sovente. No, sovente, bello. Sovente. E mettiamo un sale. Un po' di sale, un po' di pepe, sì, da dare un po' ma di sale. Ma le melanzane già di loro... No, vabbè. No, perché poi una volta che ha scaricato l'acqua, la tamponiamo e facciamo cuocere la barchetta. Ah, ecco, dove, quanto e come? La mettiamo qualche minuto nel forno che inizi già a cuocersi. A quanto? 180 gradi. Per quanto? 10 minuti. Che forno bisogna saper usare, va bene. 10 minuti e 180 gradi, intanto che cuoce il riso. Va bene così. Bazzana, mi diceva delle proprietà... nutritive delle melanzane, cambiano però immagino a seconda di come le si cucini. Sì, infatti il problema o il pregio è quello, nel senso che una base sicuramente neutra, che ha grandi qualità, non può essere mangiata cruda perché contiene un alcaloide che è la solanina che deve essere appunto, diciamo così, disattivato, quindi devono essere cotte e nella cottura decidiamo il loro destino, nel senso che ci può essere una cottura che ne preserva il basso contenuto calorico e ci possono essere preparazioni invece che esaltano, diciamo così, il contenuto calorico. La parmigiana di cui parlavamo prima, se le melanzane vengono prima fritte e poi preparate a strati, è chiaro che a seconda di quanto olio viene a essere intrisa la melanzana, aumentano il contenuto di calorie. Mazzana, qui tira un'arietta, cioè proprio arriva... sì. arriva... questa folata di melanzana fritta e di soffritto. Sembra quasi di essere in spiaggia, sembra quasi. Sì, esatto. Beh, sempre meglio quello dell'odore dell'abbronzante. Sicuramente. Va bene così. Ma che è questa storia che durante la Seconda Guerra mondiale si fumassero le foglie purtroppo, di melanzana? Purtroppo durante la guerra succedono delle cose di cui magari in epoca normale, in epoca di pace... magari ci si vergogna un po' oppure ci si ricorda con anche un po' di nostalgia. Essendoci appunto carenza di tabacco, di foglie di tabacco, si era arrivati anche ad arrotolare quelle che potevano essere le foglie della melanzana. Ovviamente è lunga la lista delle cose che si sono fatte in tempo di guerra che purtroppo ancora oggi vengono fatte. Per cui... si faceva anche il caffè con la cicoria. Certo, anche il caffè con la cicoria. I tedeschi lo fanno ancora adesso il caffè con la cicoria. Ecco appunto un buon motivo per... No, per carità, de gustibus. No. Ci sono siamo dei territori in cui il caffè con la cicoria ha un suo senso. È chiaro che è una cosa un po' diversa dal caffè come lo intendiamo noi italiani. Appunto. È un altro prodotto. Va bene così, abbiamo capito. Massimiliano Bruni, cosa succede? Bruni? Guarda, io sto impazzendo dal desiderio di assaggiare questi manicaretti preparati dalla signora Gabriella, che però è stata categorica, solo a fine diretta. Anche perché non si parla con la bocca piena. Dai, almeno... Ah, ecco, allora va bene. Che avete fatto? Illustrateci brevemente. Gabriella, che sapore ha? Allora, abbiamo fatto una mousse di melanzana, parmigiano e mandorle su dei crostini ed era la classica colazione del contadino perché va in campagna alle 4:30, alle 5 delle mattina, alle 9:30... la seconda colazione. Queste qui invece cosa sono, Gabriella? Sono delle semplici melanzane al forno con dei pomodorini semplici proprio, senza aggiunta di niente, un po' di basilico. Quindi queste sono melanzane bianche che però quando si cuociono diventano scure. Se si fa con tutta la pelle, sì, si scurisce un pochino al forno. E questa invece è la mousse. Ma come mai sono così ricercate dai cuochi, dagli chef, queste melanzane bianche? È delicato, il sapore non ha il retrogusto amarognolo della solita melanzana e quindi si presta per piatti raffinati, ecco perché è ricercata. Grazie, ritorniamo in studio. Ritorniamo in studio. Lavori, diciamo, della ristorazione. Allora, Anna, le melanzane sono pronte, quelle ripiene? Sì, io mi sono portata avanti finendo la farcitura. Uniamo al composto la scamorza per dare ancora un pochino più sapore e poi
prendiamo il nostro composto e riempiamo. Ma la scamorza la mette così, la mette, non è che va forno che poi tanto fila. Poi finirà la cottura in forno. Ah, sì. Lo vedi? Sì, sì, sì. Allora, queste le diamo per scontate. Adesso melanzane a portafoglio con prosciutto e formaggio. Sì. Prego. A proposito, portafoglio e melanzane sono aumentate? No, sono fagliottaggi che risultano ancora convenienti, sono quelle aumentate di meno. Diciamolo sottovoce perché non vorrei che poi qualcuno se ne approfitti. Allora, melanzana a portafoglio, ingredienti, melanzana. Ingredienti, sì, l'ideale è prendere una melanzana tonda perché è bella larga, tagliamo delle fette spesse circa mezzo centimetro e le mettiamo a grigliare sempre con un pochino di olio. Sì. Su una piastra. Bene. Di olio, scusi, di sale. Poi? Una volta che le melanzane sono grigliate, le impaniamo in... Oh, adesso si ragiona, le impaniamo e mi fa presupporre tutto questo che dopo l'impanatura ci sia... Una... No, non fritte, le faremo ancora al forno per stare leggeri, estate. Rimaniamo light. Ed estate c'è la prova costume. C'è la prova costume, sì. Allora, ecco. Apriamo le uova. Sì, vabbè, che l'impanatura la conosciamo, lo sbattiamo l'uovo, ci mettiamo un po' di sale. Esatto, facciamo un'impanatura però condita con sia il pan grattato. Sì. E poi? Parmigiano. Parmigiano, ma il parmigiano me lo mette nell'uovo o nell'impanatura? Nel pan grattato. Nel pan grattato. Esatto. Va bene. E poi di nuovo un pochino di sale. Aie. Un pochino. E di pepe. E di pepe. Aspettiamo che la melanzana si grigli un momentino. E a quel punto diamola per grigliata, sale pure qui però, abbia pazienza. Per far uscire un pochino l'acqua. Ho capito. La diamo per grigliata. La diamo per grigliata. Okay. L'uovo lo diamo anche per sbattuto, no? Lo dobbiamo sbattere. Dai, un secondo. Esatto, quello si può fare. E mentre l'uovo si sbatte veloce. E si inzuppa bene bene la melanzana, okay. Dopodiché poi... Parmigiano. Uovo. Parmigiano e uovo. E si inforna? No. Allora, prima si farcisce, mettiamo un pochino di prosciutto cotto. Sì. Sopra. Adesso questa non spiegherà. La melanzana. Esatto. E poi un pochino la formaggia. Di formaggio. Adesso a quel punto si chiude. Esatto. Si chiude a portafoglio. Esatto. E si mettono tutte in una pirofila e si cuociono poi nel forno, anche queste a 180 gradi, una decina di minuti. Perfetto. E insomma, va bene. Ma Bazzana, lei proprio la melanzana fritta la ripudia? No, assolutamente. Dico che a seconda delle situazioni ci sono delle preparazioni anche più leggere, però la melanzana è un'ottima base, la tradizione la vuole fritta. Appunto. E con questa, come dire, solida realtà noi ci congediamo, grazie a Lorenzo Bazzana, responsabile economico Coldiretti, alla nostra Anna Cusmano, cuoca contadina che non frigge però, lei è molto affascinante ma non frigge, e grazie a Massimiliano Bruni in quel di Pontinia con Gabriella Nardoni, produttrice di Melanzane Bianche.